e vorrei appunto che tu ci facesti un dono a noi, una delle tue incredibili, io voglio dire, pillole di saggezza. Ti lascio carta bianca. Prego, microfono. Aia. Prego. Quando sono triste, mi riascolto alle presentazioni di Matilde. Sono 3 anni, no, Matilde? Questa manifestazione, in particolar modo questa edizione, dà spazio in modo particolare ad un'età importante, che è l'età della preadolescenza e della adolescenza. Bene. Da cosa è caratterizzata questa fase, questa età? È caratterizzata da quello che si chiama l'attivazione del sistema emozionale. Che vuol dire? Vuol dire che le emozioni in questa età adolescenziale sono incontrollabili, ingestibili, fortissime. L'adolescente vive di emozioni, va incontro alle emozioni e non riesce spesso a controllarle. Perché? Perché i lobi frontali, questi qua, deputati alle capacità riflessive, raggiungono maturazione dopo i 20 anni. Ecco perché l'adolescente non riesce a controllare queste emozioni. Non solo, ma questo è anche il motivo per cui l'adolescente spesso si getta in comportamenti rischiosi, pericolosi. E non solo, ma ogni volta che fa un gesto del genere, la dopamina gli dà un piacere. È come se la natura premiasse l'adolescente in base a questi gesti. Va bene. Il problema qual è? Il problema è che spesso l'adolescente, davanti a questo caos emotivo, non sa come esprimerlo, non sa che cosa farne. E allora spesso lo esprime in modo disfunzionale. E allora lì capiamo l'importanza di un'educazione atta ad insegnare ad esprimere questo aspetto emotivo. E attraverso quali strumenti? L'arte, la poesia, la musica, le creazioni artistiche, perché l'arte ha proprio questa funzione, cioè dà una forma, dà un contenitore a questo caos emotivo, gli dà una via, una direzione, una strada. E allora, grazie a questo, è possibile attingere a quello che si chiama pensiero divergente, e cioè un pensiero che si basa sull'intuizione, sulla creatività, sulla novità, un pensiero che riesce a risolvere il problema ribaltando la questione del problema. Ed è in fondo questo quello che all'adolescente si chiede. E allora, vado a concludere, l'opera artistica, creativa, non fa altro che costruire un mondo alternativo con le proprie mani, con il proprio ingegno, con la propria creatività. Ed è importante non spazzarlo via, non liquidarlo come semplice fantasia adolescenziale, perché spesso questo mondo è l'unico mondo in cui l'adolescente abita e in cui si sente davvero a casa. Grazie.